Siamo giornalisti, non poliziotti. Appunto, lo spazio è limitato. Sì, fa l'allenatore di tennis. Per favore, ci lasci un'intervista. Ti lascio un'intervista, per favore. In che rapporti era con la vittima? Era il mio capo, perché lavoravo nell'azienda farmaceutica. Diciamo che la odiavo abbastanza, non la sopportavo, è più forte di me. Infatti volevo cambiare lavoro e l'avrei fatto, ma non ne ho avuto poi tempo. Poi hai pensato che non avevi soldi perché cambiare lavoro e allora l'hai ucciso. Non ne ho il coraggio, anche se avrei voluto, però... Non riesco a trovare altro lavoro, adesso la uccido. È un lavoro tranquillo, vero? Grande. Non è fatto così, male. Io non ho ucciso nessuno. Chi lo può confermare? Mio marito era a casa con lui. Non era casa. Non era andato a suo marito da cercare. Beh, aspetta, io un sottone, non so quanto possa essere verito quello che dice. Ma c'è anche chi sta spesso fuori casa. Il mio marito? Sì. Sì, effettivamente sì, sta spesso fuori casa, però... È sopportabile. Quindi avete un rapporto un po' distaccato, ma è pur sempre mio marito. Lei sa fare bene il caffè. Vuoi il caffè? Ovviamente. Non beviamo il servizio, mi spiace. Ma benissimo. Bene. Grazie a questo risolveremo il caso. Avete altre domande? Sì, sì, non c'è ancora risposta alla domanda. Siamo venuti qua per fare una domanda, non c'è risposta. Torneremo. Beh, ci ha dato qualche più indizio più sul bomber che non c'è da. Andiamo c'è dagli altri. Sì. Andiamo. È lui. Ma la stampa gioca anche lei. Sì. Ok, andiamo a trovare la Robbie allora. Ma non è la morta? No. Signora. Allora lei la tutti. Ma la morte non può parlare.